Allora, siamo qui davanti al carcere delle Vallette per un presidio per gli arresti che sono stati fatti sia alla Scatasuna che al Neruda e che su e le perquisizioni ai presidi Ottavi in Valle. Siamo qui con Nicoletta Dosio. Avete fatto una conferenza a San Didero. C'era lei, c'era Perino e altri esponenti del movimento Notav. Il movimento è unito attualmente? Il movimento è unito come lo è sempre stato. Queste denunce, queste incarcerazioni cercano di dividere il movimento facendo divisioni fasulle tra buoni e cattivi. Hanno tentato, è andata male questa volta, di mettere in piedi una denuncia per associazione sovversiva e noi diciamo che rispetto alle eversioni di un sistema che devasta la vita degli esseri umani e dell'ambiente, che porta alla guerra in ogni dove e che nega la vita decente e bella per tutti, contro questa eversione noi siamo e rivendichiamo di essere tutti sovversive e sovversivi. Ritenete che dietro a determinati teoremi accusatori, ma anche dietro a determinate risposte, ci sia in realtà un aspetto politico più che giudiziario? Beh, l'aspetto giudiziario non è altro che l'aspetto cosiddetto, diciamo, illegale dell'aspetto politico. E l'aspetto politico non è altro che il risultato politico di una situazione economica da sempre. La situazione economica è quella dei grandi sporchi interessi, delle grandi opere, dello sfruttamento del lavoro, della negazione dei diritti delle persone e della guerra. Contro tutto questo noi continuiamo a lottare e loro rispondono con i loro tribunali, con le loro carceri, con le loro forze di cosiddetta polizia che continuano a occupare il nostro territorio e non solo. Sono in tanti a pensare che in realtà questo progetto difficilmente vedrà la luce, questa TAV, diciamo, chiamiamola così, difficilmente vedrà la luce. Voi cosa ne pensate? Beh, noi finché noi ci saremo, questo progetto non potrà vedere la luce. È un progetto fasullo che non ha alcuna finalità se non quella di utilizzare a vantaggio di pochi indecenti per la devastazione del mondo i soldi pubblici. Adesso ci mettono pure il fatto che queste linee TENT dovrebbero servire per la guerra. Un motivo in più per lottare contro questo. Noi vogliamo che questo mondo sia un mondo di pace reale, dove non esistono prepotenze e violenze, e la NATO utilizza, anche vorrebbe utilizzare queste linee per portare guerra a tutto il mondo. Quindi la nostra lotta è contro il TAV, ma contro un modello di vita, di sviluppo, contro un sistema che fa della guerra, come sempre, l'elemento centrale di dominio, di occupazione del mondo, di negazione dei diritti. Grazie. Prego, prego.